E bentornati a tutti e finalmente oggi posso parlarvi delle mie primissime impressioni sul Samyang 12mm F2 AFX, che significa per Fujifilm. Ora, come voi sapete, io ci metto un po' a fare delle recensioni, voglio provare l'attrezzatura prima di tirare fuori una recensione vera e propria, per cui per adesso mi limiterò alle mie prime impressioni, per cui consideratele soltanto delle prime impressioni, non è un giudizio definitivo sull'obiettivo. Detto questo, cominciamo a affrontare quello che penso su questo obiettivo, che costa circa 400 euro, euro più, euro meno, ovviamente poi i prezzi cominceranno a scendere, immagino, nel futuro. Comunque, circa 400 euro e che viene consegnato in una scatola bianca con la foto dell'obiettivo, dentro la quale troverete questo contenitore qui, simpatico, devo dire, la prima volta che lo vedo, simpatico, si apre. Dentro c'è l'obiettivo, ovviamente ora non c'è, perché l'obiettivo ce l'ho montato su una Fuji XS10. Come vedete, la dimensione dell'obiettivo è tutto sommato, per essere un super grandangolare, è molto contenuta. La costruzione è per lo più di plastica, al di là dell'attacco verso la macchina, questa parte sembra essere di metallo. Ovviamente la parte dietro della flangia è di metallo ed è anche in qualche modo tropicalizzata, c'è una guarnizione che va attorno, quindi comunque, anche se la maggior parte dell'obiettivo è fatto in plastica, la costruzione è comunque buona. Parliamo di un obiettivo che pesa 215 grammi, è molto compatto, ma è ben fatto. Per paragone, lo Zeiss 12mm 2.8 secondo me è costruito peggio, costa 1000 euro, quindi due volte e mezzo il costo di questo, come dicevo, costruito peggio, ed è anche uno stop più lento, anche se otticamente è un'ottima lente. Come vedete, non ha la ghiera dei diaframmi, il paraluce è in plastica, ovviamente, se l'obiettivo è in plastica, figurarsi il paraluce, si può montare sull'obiettivo. La cosa brutta è che una volta tolto non si può montare a testa in giù, cosa che sarebbe comoda e che è comoda per la maggior parte degli obiettivi. In questo caso non si può fare, quindi o lo avete su o lo togliete e dovete trovare posto da qualche parte per toglierlo. Beh, niente di che, però qualcosa di da tenere in considerazione. L'obiettivo, come dicevo, è autofocus, condivide la stessa schema ottico del 12mm f2 manual focus che credo più o meno tutti conoscano, quantomeno per sentito dire. Io l'ho avuto per poco, non l'ho usato tanto, devo dirvi la verità, anche se ricordo che avevo un manual focus spettacolare. Comunque, ok, amen. Come dicevo, condivide lo stesso schema ottico, anche se il produttore dichiara di aver migliorato i rivestimenti delle lenti, ma ne parleremo fra un attimo. L'autofocus mi sembra molto rapido, è fatto dagli stepping motor, quindi non motori lineari ma a step. Comunque silenzioso e molto affidabile. L'unica cosa che ho potuto notare è che non comunica bene la distanza di messa a fuoco alla macchina. Cosa intendo? Intendo che se, come me, sul parte bassa del mirino o dello schermo della macchina avete la scala delle distanze, che io ogni tanto uso giusto per controllare che sia tutto ok, quando mettete a fuoco per esempio infinito, l'obiettivo non supera mai i 5 metri, non vi indica mai una distanza superiore ai 5 metri. Quindi all'inizio io stavo impazzendo per capire perché mi desse quell'errore, cioè come se l'autofocus non funzionasse bene, e quindi non mi fidavo. Dopodiché ho capito che in realtà il problema non era che non funzionasse bene l'autofocus, ma che semplicemente comunica la distanza sbagliata alla macchina. Niente di tragico, se non fosse che quando invece usate il manual focus questa cosa vi può trarre in inganno, nel senso che se pensate di mettere a fuoco per esempio infinito e lo fate fidandovi della scaletta delle distanze, quello che succederà è che sarete a fuoco oltre infinito, per cui sarà tutto sfocato. Per cui quando si fa manual focus vi consiglio di usare il focus peaking per aiutarvi, mentre sull'autofocus, al di là del fatto che vi segna una distanza errata, non c'è un gran problema. Quindi autofocus affidabile, manual focus, occhio alla scala delle distanze che non funziona. Detto questo, diciamo, dal punto di vista della costruzione abbiamo detto tutto. Ora io spero che questo piccolo difetto si possa in qualche modo
sistemare via aggiornamento firmware, anche se non so se questo obiettivo abbia come aggiornamento firmware la possibilità di farlo tramite scheda come tutti gli obiettivi Fuji, perché ora il protocollo è aperto, quindi immagino che sia questa la procedura. Il Viltrox avevano la micro USB per poter farlo, questo spero si possa fare via camera, non lo sappiamo, lo sapremo in futuro, forse. Queste sono comunque piccolezze che si possono sistemare in fase di aggiornamento firmware. Dal punto di vista della qualità di immagine posso dirvi che secondo me l'obiettivo già è molto nitido F2, quantomeno al centro, non ho provato i bordi, ripeto, la recensione verrà dopo, però è molto nitido al centro e mantiene la nitidezza al centro anche a tutta apertura, anche alla minima distanza di fuoco, il che significa poterlo usare praticamente tranquillamente. Ovviamente la minima distanza di fuoco non è chissà che, parliamo di 19 centimetri, quindi non è che si facciano macro, però ci permette, visto che è anche nitido a tutta apertura, di giocare col diaframma e di quindi avere un minimo di profondità di campo, anche a 12 mm con F2 ci si riesce. Per cui buono da questo punto di vista. Ovviamente F8, F11 ho tante foto, quelle sono eccezionali, tutte le foto sono così. Quasi tutti gli obiettivi sono così. Mentre ho notato delle criticità quando andiamo a guardare zone ad alto contrasto oppure quando c'è il sole o sorgenti molto forti di luce nell'inquadratura. Perché? Perché quando, nelle zone di alto contrasto ci sono delle aberrazioni cromatiche residue. Non sono tragiche, capiamoci, però visto che avevano migliorato i rivestimenti mi aspettavo qualcosa di più e soprattutto mi aspettavo qualcosa di più quando c'è una sorgente di luce forte nell'inquadratura perché col sole ci sono dei abbastanza visibili i problemi di ghosting e di flare. Ora, non è sempre così come ve lo sto mostrando in questo momento, però è qualcosa a cui far caso, nel senso sapere che col sole nell'inquadratura magari questo obiettivo non rende proprio al massimo. Che altro? Dal punto di vista video invece ho notato che si comporta bene, l'autofocus continuo sul volto su XS10 funzionava benissimo, non mi perdeva praticamente mai. Altra cosa, ovviamente alcuni dei difetti che si notano di più in foto, come le aberrazioni cromatiche, in video si notano un po' meno perché non si va a fare pixel peeping, mentre i flare si notano, però il flare è in certi casi, se saputo usare, può dare anche quel quid in più. Ovviamente resta un difetto dell'obiettivo, però se sfruttato bene, magari nel video ha un suo perché. Per il resto, ripeto, per quel poco che l'ho provato, mi sembra che i €400 siano un prezzo più che adatto per questo obiettivo. Se considerate la versione manual focus costa poco sotto i 300, insomma, per qualche euro in più si ottiene un ottimo autofocus silenzioso e tutto sommato affidabile. Mi sembra una buona opzione per il vlogging, ma dovrò testarla ancora, ovviamente, perché essendo molto leggero ma molto grandangolare e anche con un'apertura abbastanza spinta, permette una certa facilità di utilizzo, soprattutto ovviamente o su gimbal o su macchine con sensore stabilizzato tipo XS10 o XT4, XH1, eccetera. Direi che per adesso è tutto. Fatemi sapere nei commenti qui giù cosa pensate dell'obiettivo, fatemi sapere cosa volete che io provi quando farò la recensione vera e propria, se avete in mente qualche test o qualche confronto, fatemi sapere, se possibile cercherò di accontentarvi restando in tempistiche più o meno umane o in acquisti più o meno umani. E niente. Vi chiedo di iscrivervi al canale se il video vi è piaciuto, come sempre ve lo chiedo. Vi chiedo di lasciarmi un pollice in su e di condividere il video se pensate che possa essere d'aiuto a qualcuno. Diciamo che per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima e ciao!